Ciao a tutti, eccoci qui con la quarta parte dei video riguardanti iCord. In questa parte voglio farvi vedere come realizzare questi tubicini, queste cordine che hanno poi, possono essere utilizzati per creazione di tantissimi e decorazioni molto molto belli. Possono essere dentro è vuoto, può essere utilizzato anche come un una cinturina, comunque utilizzi sono veramente vari, facendole anche di colori diversi, potete realizzare anche dei fiori, delle collane, dei braccialettini, tantissimi, quindi bisogna che sappiamo realizzarli. È anche molto molto facile. Ora vediamo insieme come farlo. Come sempre si parte dall'avvio delle maglie. Allora facciamo avvio di 4 maglie. Io faccio con la via nordica, voi potete fare con il metodo che preferite. Se avete bisogno, qui sotto allego il link che potete consultare per vedere anche altri avvii. Ecco qui, guardate, sfiliamo un ferro e siamo pronti. Guardate, la nostra prima maglia noi dobbiamo fare a diritto. Guardate, facciamo una lavorazione per il diritto della prima maglia ed eccola qua. Poi la seconda la sposto senza lavorare, la terza la faccio per il diritto e la quarta la sposto senza lavorare. Giro il mio ferro ed ecco sono con il ferro di ritorno. Qui vedete che mi ritrovo che ho questo ferro per il diritto, una maglia per il diritto e una rovescio. Quindi io dovrò adesso fare maglie per il diritto, li faccio con la lavorazione per il diritto, quindi continuo così come si presentano. E le maglie a rovescio non si lavorano, si spostano semplicemente sul ferro di destra senza lavorazione. Vedete? Questo, ecco di nuovo. Ho la maglia per il diritto, faccio una lavorazione per il diritto entrando da diritto, vedete, da davanti entro e faccio una lavorazione normalissima. Rovescio lo sposto, perché questo è a rovescio, ora quando torno a girare il ferro è la maglia per il diritto e la vado a lavorare. Io facendo così creo questo tubicino, questo cilindro che è vuoto dentro. È tutto cilindrato vuoto dentro, molto molto bello e tutto vedete fatto per il diritto. Quindi la maglia per il diritto la elaboro con la lavorazione per il diritto, la maglia che si presenta a rovescio la sposto senza lavorare, vedete? Poi di nuovo quella per il diritto la faccio con la lavorazione per il diritto e quella a rovescio la sposto e così io creo il mio iCord. Ecco. Di nuovo, vedete? Per il diritto, sposto quella a rovescio senza lavorare, vedete? Semplicemente sposto senza lavorare niente. E quella per il diritto la faccio lavorazione per il diritto normale. Quella a rovescio, sposto, giro il ferro e continuo così. Guardate, quella per il diritto lavoro con la lavorazione per il diritto. Quella invece per il rovescio sposto, una lavorazione per il diritto e un spostamento di quella a rovescio. Ed ecco qui, vedete, facciamo altro, sposto, guarda, per il diritto faccio lavorazione per il diritto, una, poi quella a rovescio sposto. Vedete che alterno una lavorazione e una no. Quelle che si presentano per il diritto li elaboro per il diritto, quelle per il rovescio li sposto. Vedete? Ora questa che era per il rovescio, che l'ho spostata, girando il ferro, diventa quella per il diritto e io la vado a elaborare. Vedete? La vado a elaborare per il diritto. Uno. Questa per il rovescio che prima avevo elaborato, ora sposto. Questa invece la elaboro e la quarta la sposto. Così la quarta ora diventa la prima e si presenta per il diritto e la vado a elaborare per il diritto normale. Uno. E questa che per il rovescio
sposto, diritto normale, sposto, e così andiamo in su, creiamo il nostro high court, il nostro la nostra cordina, ovviamente seguendo l'indicazione del progetto che creiamo, oppure seguendo le misure che ci servono per creazione di un nostro della nostra colonnina, oppure dipende per il quale utilizzo lo state creando. Vedete? E così si va in su. Di nuovo per il diritto la lavoro, per il rovescio la sposto, per il diritto lo lavoro e per il rovescio lo sposto. E così in tutorial non vado più, non ne faccio uno lungo, un cordino lungo, perché il meccanismo è sempre quello. Quello per il diritto va lavorato per il diritto, il rovescio va spostato. E così per tutto il vostro progetto, per tutta la lunghezza. Ora faccio vedere un attimo anche come giustamente finire il cordino una volta che siete arrivati alla lunghezza che vi serve. Guardate, io faccio la chiusura semplice, quindi faccio lavorazione di due maglie, guardate, prime due insieme, le lavoro, faccio cadere e quella maglia che ho appena creato la torno a rispostare sul ferro di sinistra, ora torno a rilavorarle insieme, guardate, due maglie insieme e ne creo una solo, torno a rispostarla e di nuovo queste entrambe li faccio, da due maglie ne creo una ed ecco che abbiamo fatto la chiusura. Vedete? Ecco, il nostro cordino è pronto. Ovviamente la lunghezza sarà quella che vi serve. Spero che questo video vi sia stato utile. Ci vediamo con un tutorial nuovo. Grazie di esserci rimasti con noi.